Nel triangolo ABC sono noti AB che vale 20 e la cotangente dell'angolo A che è pari a 3 quarti e inoltre l'angolo C che ha ampiezza pari a pi greco 6 radianti. Determina la misura degli altri due lati. Disegniamo il nostro triangolo ABC, un triangolo qualunque, quindi possiamo farlo anche volante, insomma è uguale. Dunque, vediamo un attimo di adeguare. Voi naturalmente avete più tempo di me, adeguate la figura ai dati che vi danno. Beh, chiamiamo questo AB, ad esempio. Allora, AB ci dicono misurare 20. Poi ci danno la cotangente dell'angolo A, cotangente dell'angolo A, che vale 3 quarti. E poi ci danno l'ampiezza dell'angolo C, che ci dicono essere 30 gradi in radianti pi greco sesti. Vogliono, ci chiedono, AC e ovviamente BC. Molto facile questo primo problema, vi ricordo che questi esercizi, il primo problema è il 196 di pagina 880 del testo intitolato Matematica Blu 2.0 della Zanichelli. Gli autori sono Massimo Bergamini, Anatrifone Graziella Barozzi. Beh, l'argomento ovviamente è il teorema dei seni, ma qui è ovvio che lo dobbiamo applicare. Prima di applicarlo, però, ovviamente, se vogliamo rifarci, questo ovviamente sarà C minuscolo, questo è il lato A minuscolo, questo è il lato B minuscolo. Vi ricordo che si trovano perché sono quelli che stanno di fronte ai vertici, no? C di fronte al vertice C, B di fronte al vertice B e così via. Allora, conosciamo C e conosciamo anche la gamma, no? Questo lo chiamiamo gamma, questo alfa e questo beta. Quindi C fratto il seno di gamma è uguale a che cosa? Beh, per esempio è uguale ad A fratto il seno di alfa. Solo che non conosciamo il seno di alfa, conosciamo la cotangente dell'angolo alfa. Dunque, se la cotangente dell'angolo alfa, lì c'è scritto A, io scrivo alfa, è sicuramente pari a 1 su la tangente di alfa, cioè pari a 4 terzi. Chiedo scusa, pari a 1 su tangente di alfa, quindi che è pari a 3 quarti, quindi ovviamente, ho scritto il contrario, chiedo scusa. La tangente di alfa ovviamente è pari a 1 su cotangente alfa, ovviamente. No? Mi sembra evidente. Ho scritto giusto, ma in realtà volevo trovarmi la tangente, quindi questa sarà ovviamente 4 terzi, come ho scritto, tangente di alfa. Ma allora, per una nota relazione abbiamo imparato all'inizio, seno di alfa è pari alla tangente di alfa diviso la radice quadrata di 1 più la tangente al quadrato di alfa. Ovviamente parliamo di un segno in più perché parliamo di un angolo acuto, l'angolo alfa senza dubbio. Quindi abbiamo che questo è 4 terzi fratto radice quadrata di 1 più il quadrato di 4 terzi che è 4 di 4 che è 16, 4 di 3 che è 9. Otteniamo un 4 terzi diviso, se fate i conti viene un radice di 25 noni, quindi un 5 terzi. Quindi abbiamo trovato che tra i tre se ne vanno, il seno dell'angolo alfa è 4 quinti, ma allora vorrà dire, ma non ci serve, ve lo dico io a titolo di notizia, il coseno alfa è 3 quinti. Quindi. Dunque, se l'alfa è 4 quinti, possiamo subito applicare il teorema dei seni per determinare la lunghezza del lato A, cioè la lunghezza in pratica di BC. Quindi BC lo stiamo per calcolare applicando il teorema dei seni. Ovvero, questi primi esercizi ci servono per un po' andare a familiarizzare col teorema dei seni, per poi dopo fare problemi più difficili e vedrete che sarete pronti per fare i problemi più difficili. Quindi prima si parte da quelli facili, poi per fare quelli un pochino più complicati. Allora abbiamo che quindi A diviso sen alfa è uguale a C diviso sen gamma, che tradotto vuol dire, secondo i dati del problema, possiamo anche mettere BC fratto seno di A, che è 4 quinti, è uguale a AB, che è C, diviso sen gamma, seno di pi greco sesti, ovvero, allora, BC non lo conosciamo, è la nostra incognita, fratto seno di A è direttamente calcolato, vale 4 quinti, uguale a B è 20, beh, il seno di pi greco sesti è un mezzo. Allora vuol dire BC diviso 4 quinti è
è uguale a 20 diviso un mezzo è 20 per 2, 40. Ovvero, moltiplicando per 5 quarti da una parte all'altra, moltiplicando, chiedo praticamente scriviamo che BC, oggi sto facendo un po' di pasticci, BC è pari a, ovviamente, moltiplicando per 4 quinti da una parte all'altra, 4 quinti diviso 4 quinti è 1, 4 quinti per 60, per 40 è questo qui, quindi vediamo che BC è uguale a 40 diviso 5 è 8, 32. Abbiamo trovato che BC, nonostante qualche castroneria, è 32. Troviamo a questo punto la lunghezza dell'altro lato, sempre applicando ovviamente il teorema di serie. Perché adesso abbiamo A. Dunque, adesso dobbiamo ovviamente. Allora, intanto direi un attimo ragionare un attimo, perché noi abbiamo che. Allora, il teorema dei seni ovviamente riguarda delle relazioni che vanno prese a 2 a 2. Qui tranquillamente possiamo scrivere, per esempio, che A fratto sen alfa, ovviamente, siccome vogliamo la lunghezza di B, dobbiamo scrivere che B fratto sen beta è uguale, per esempio, a, come vogliamo mettere, C fratto sen gamma, no? Conosciamo C che è AB e anche il seno di gamma che è un mezzo. Però vedete che non conosciamo né il lato B, che è a C che ci chiedono, né il seno di beta. Va bene? Però noi però possiamo ragionare in questo modo, perché abbiamo che l'angolo beta è pari a 180 meno alfa più gamma. Ma gamma noi lo conosciamo, è C e pi cos, quindi in pratica abbiamo trovato che beta è. In pratica stiamo trovando l'ampiezza dell'angolo beta mediante la regola banale, secondo cui la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi. Quindi vediamo che beta è 180 meno 30, chiedo scusa, 30, che è appunto gamma, è C. Ma mi confondo perché se usiamo le lettere greche, ci sono lettere dell'alfabeto italiano, mi confondo un attimo, a 30 che è gamma più alfa che non conosciamo. Quindi vuol dire che beta in definitiva è 180 gradi meno 30 meno alfa, cioè in pratica otteniamo che beta vale 180 meno 30 è 150 gradi meno alfa. Però potremmo anche lasciarlo in questa maniera qua scritto. Va bene? In modo tale che si possa scrivere che il seno di beta, che poi è una delle due incognite che sta al denominatore della relazione del teorema di seni, è il seno di 180 pi greco meno pi greco sesti più alfa, no? Ma se questo lo indichiamo come beta, il seno di pi greco meno beta per gli archi supplementari è proprio pari al seno di beta. Quindi questo lo possiamo scrivere come il seno di beta, seno di gamma. Chiamatelo seno di alfa, va? Seno di pi greco meno alfa e sen alfa, no? Non vorrei che lo confondiate con quel beta lì. Quindi questo non è altro che seno di pi greco sesti più alfa, no? Senza scrivere quel 150 che non ci arriva. Ma se adesso applichiamo la formula di addizione del seno di alfa più beta è sen alfa cos beta più cos alfa sen beta. Dunque, cosen alfa è ovviamente, per la prima relazione fondamentale della geometria, se cos sen alfa è 4 quinti, cos alfa è 3 quinti. Quindi questo diventa seno di pi greco sesti coseno di alfa più cos di pi greco sesti per il seno di alfa. Noi conosciamo sia cos alfa che sen alfa, sia il seno di pi greco sesti che il cos di pi greco sesti. Quindi questo è uguale a. Il seno di pi greco sesti è un mezzo. Vi ricordo che stiamo calcolando il seno di beta. Vedete come ne sono uscito in questa maniera, no? Seno di beta quindi vale
Seno di pi con sesti che è un mezzo. Coseno di alfa è 3 quinti. Più. Il cos di pi con sesti ovviamente è radice di 3 su 2. Seno di alfa è 4 quinti. Allora uguale. 3 decimi, 3 per 1 3, fratto 5 per 2 10. Questo è un 2 più 2 radice di 3 fratto 5. Facciamo un minimo comune multiplo che è 10, per esempio, otteniamo un 3 più 4 radice di 3, perché 10 diviso 5, 10 diviso 5 fa 2, 2 per 2 radice di 3 è un 4 radice di 3. Quindi otteniamo che il seno di beta è 4 radice di 3 più 3, tutto fratto 10. Che andiamo a mettere lì? Va bene? Questo è l'unico modo. Un giudizio non difficile per determinare appunto una di quelle due incognite. A questo punto l'incognita rimane una sola, rimane appunto B, ovvero la lunghezza del lato C, che è quella che ci chiede il test. Quindi abbiamo che B, ovvero AC per meglio dire, fratto 4 radici di 3 più 3, tutto diviso 10, uguale a C che è AB e che ci dà il testo che è 20, diviso il sen gamma che è un mezzo, il seno di pi con sesti. Allora moltiplichiamo per un mezzo una parte all'altra, andando a abbassare un pochino i numeri bassi, AC fratto 3 più 4 radice di 3 quinti uguale a 20, no? Un mezzo diviso un mezzo fa 1, un mezzo diviso questo è 4 radice di 3 più 3 quinti. Quindi otteniamo che in definitiva AC, che è il lato che vogliamo determinare, l'ultimo, vale 3 più 4 radice di 3, tutto fratto 5, per 20, ma 20 quinti è 4. In definitiva, direi di lasciarlo così, AC vale 4, che moltiplica un 3 più 4 radice di 3. Col teorema di serie applicato due volte, abbiamo risolto il nostro facile problema.